Aspetta, di qua! Che ricordi del giorno della tua morte? Che è successo? Forse quel diario che gli è caduto ci dirà qualcosa. La via di bugie. Scritto da Birgir. Forse è proprio con lui che ce l'ha quel tizio. Occhio a destra! Sento sangue. Qui c'è un terreno di caccia. Ah, bene. Allora è meglio essere pronti per combattere. State tutti bene? Sì. Sempre morto, ma grazie di averlo chiesto. Non dovrebbero rimanere molti altri draghi. Meglio essere sicuri. Vivo per poter di nuovo lì. La guerriera bionda era sicuramente Fey, fratello. Fey è stata coraggiosa a mettersi contro Thor. Non capisco se Fey sia stata audace o spavalda. Pochi possono vantarsi di aver affrontato Thor. Fey non l'ha mai raccontato. Tutti hanno segreti. Non siamo sicuri che quella fosse Fey. A sinistra! Si ritira. Colpisce e si ritira. Furbo. Thank you.
Nulla di interessante, fratello. C'è qualcosa che non va con la carcassa. I draghi non lasciano questi segni. Attento. È il marchio di un mangia-anime. Un'altra creatura che non dovrebbe essere avvanata. Già, cerchiamo altre carcasse. I mangia-anime si nascondono in piena vista. Un'altra carcassa. Allora siamo sulla strada. Stiamo allerta. Sì, alcune rocce non sono come le altre. State pronti. Altare del Vesto, se ci serve spostare il sole. La magia Cyber ci ostacola il passaggo. Proviamo a entrare nell'accampamento di Redive e liberare le mie sorelle. Fortuna che hai studiato le rune. Fratello, questo bastardo sta per esplodere! Cosa vuoi, spirito?
Thor voleva fare a botte con i militari Vanir. Quando questa valle fu distrutta, gli Aesir e i Vanir combattevano in tutto Vanheim. Già, una battaglia che infine i Vanir persero. Ma cosa c'entra il fulmine congelato con questo conflitto? C'è solo un modo per scoprirlo, fratello. Indagare. Bene, ora possiamo controllare le ore del giorno. Tua pergamena, spirito. Può Fei a sfidare Thor in questa valle? I guanti e i capelli biondi. Questa guerriera mi ricorda qualcosa. Cioè? Un tempo conoscevo una guerriera come lei. Era straordinaria. Non ho mai capito che quella guerriera potesse essere Fei. Tu hai incontrato Fei? Mi ricorda la donna che conoscevo. Draghi, feroci, territoriali. Non mi sono mai... E io che pensavo fossi la strega dei boschi, madre di ogni essere vivente. Sì, beh, tutti abbiamo figli più o meno prediletti. Aveva con sé un documento. Prendilo, vediamo. A quanto pare ai viandanti è stato detto che esplorare i nove regni e dintorni offre una via per il paradiso. Chi l'ha detto? Qualcuno che si faceva chiamare Ospite Cieco. Odin. Sembra quel bastardo, non è vero? Non ha scampo! Dov'è Birgir? Ecco, ce l'abbiamo fatta. Il cratere è libero dai draghi. Forse ora potrà cominciare a guarire. Potrebbe volerci molto. Sono qui. Ah, mille grazie. Potremmo dire lo stesso. Ti sei quasi sacrificato per noi. Non è vero, Kratos? Scusa, ci abbiamo messo tanto. Eravate in guerra. E io stavo bene. Vorrei comunque tornare al campo di Freyr. Mi dispiace, Birgir. Freyr non c'è più. È morto durante il Ragnarok. Capisco. Vorrei usare il passaggio mistico qui vicino per tornare al campo, ma non ho pietre. Noi sì. Come sei sopravvissuto a quella caduta?
Rotolando. Ci si vede. Questo non mi serve più. Spero che ci rivedremo. E in circostanze diverse, magari. Ora che è salvo, possiamo andare. Il cervo dell'inverno. Sembra affamato. Andiamo, torna indietro con me. Non mi interessa quanta fame hai. Resta solo un cervo. Grazie per aver salvato i regni e bla bla. Ci sarei riuscito anche da solo e con più stile, ma grazie. Vuole dire prego. Sono sorpreso, fratello. Pensavo che i cervi sarebbero scappati in preda al terrore vedendoti. Non hai certo un'aria rassicurante. Questo lo dici tu. Mai detto. Non è necessario. Il capo mi manda fuori spesso e io so perché. Sono insopportabile. Ecco perché mi odiate. Non sei mio nemico. Sei irrilevante. Un estraneo. Quindi, sì, non mi odiate? Mi sei piuttosto indifferente. Questo è un sollievo, credo. Cioè, sì, anche per me siete un estraneo. Perché dovrebbe importarmi ciò che pensate? Ora hai capito. Ottimo, Mastro Kratos. Sono felice che ora nessuno di noi importi dell'altro. Addio! Non so se quella fosse la migliore lezione, ma ehi, che ne posso sapere io? Un altro di quei cristalli misteriosi. Seider, prepariamoci. Già, è giunto il momento di bandirli da questa valle. Qualcosa di illuminante? Credo che questo sia l'ultimo. E questo era l'ultimo. Un lavoro magistrale, credo. Non che mi importi. Non significate nulla per me. Nulla di nulla. È fantastico, amico. Non siete mio amico. Addio, vi voglio bene.
Bontà divina. Brock ha fatto un bel lavoro, ma io posso fare di meglio. Usava i viandanti per trovare una via verso Jotunheim. Ma fallì. Per fortuna. E pare che abbiano vagato per tutto il creato con questo scopo. A ogni modo, credo fosse l'ultimo degli assassini. Forse dovremmo dirlo a Birger. Ecco quello che ci hai chiesto. Queste storie. Ho visto Fae in preda all'ira, ma mai fino a questo punto. Nascondiamo ciò che ci imbarazza, fratello. Fae aveva motivo di odiare Thor. Il massacro dei giganti era più che sufficiente. Ha preso parte alla distruzione della valle. Farlo richiede un'ira che pensavo non le appartenesse. Forse tu e Fae avevate in comune più di ciò che pensi. Avevamo dei segreti, ma quella rabbia... Non ho mai visto Fae in quella luce. Anche i più luminosi nascondono del buio, fratello. Bene, proprio così! Di me per quelle lame, ci starò attentissima. Gazzella. Un altro fuoco fatuo si sta nutrendo di lei. Tornando nella sua sorgente. Ah, vivrà. Potrebbero esserci altre creature in pericolo. Cerchiamo altri fuochi fatui. Un'altra runa si è illuminata. Forse perché il fuoco fatuo è tornato nella sorgente. Un altro fuoco fatto. Presto, prima che lo uccida.
Appena in tempo. Lo stambecco non avrebbe resistito ancora a lungo. I fuochi fatui sono imprigionati. I fuochi fatui sono di nuovo rinchiusi nelle sorgenti. È finita. Dicevi? Hanno trovato il modo di unirsi. Dobbiamo distruggerlo. Bene. Ci siamo occupati dei fuochi fatui. Vorrei sapere come hanno fatto a fuggire e a formare quella creatura. Le catene non resistono per sempre. Prima o poi chi è incatenato si libera, in un modo o nell'altro. Puoi dirlo forte, fratello. Siamo tornati nelle pianure. Questo posto sta già guarendo. C'è qualcosa. Bene, ora puoi aprire quel cancello senza che l'orco ci lanci roba addosso. Primavera, rinascita, rinnovamento. Oh, quanto mi mancava il profumo di quei fiori. Scusami, piccolo, si torna a casa. Era l'ultimo. Congratulazioni, hai salvato i 9 regni dalla morte per crescita abnorme. E mi hai anche salvato il culo, anche se è stata colpa di Rancore. Non era il nostro scopo. Mi accontento. Ottimo lavoro. Faremmo bene a parlare con Ratatoskr quando abbiamo tempo. Quindi questi sono gli schemi di Dvalin? Lo conosci? Sì, uno dei fabbri più talentuosi tra tutti i nani. Finché non ha sviluppato una coscienza.